è uno scontro diretto importante, ne abbiamo già passati tre in questo mese fondamentali e questo è l'ennesimo confronto decisivo del campionato. Sono d'accordo, vincere domani vorrebbe dire probabilmente allontanarci definitivamente dalle zone pericolose, però è chiaro che incontriamo una squadra bisognosa di punti, quindi sarà veramente dura da buttare giù questo Bisceglie perché insomma, è una squadra comunque in salute. Credo che fino ai 33 punti è giusto pensare alla salvezza, ai playoff, ma anche stare attenti ai playout. Quindi sotto le squadre marciano, come abbiamo vinto noi, hanno vinto altre squadre, vedi il Potenza, vedi la Turris domenica scorsa. Dobbiamo fare punti questa settimana tra Bisceglie e Viterbo. Fare dei punti vorrebbe dire, credo, mettere quasi un'ipoteca definitiva alla salvezza, però, e poi pensare ai playoff. Dopo la partita di domenica, noi domenica sera eravamo già, invece che insomma rilassarci mezz'oretta con le proprie famiglie, a casa nell'intimità di casa tua, anche se sei da solo, eravamo tutti quanti a fare i tamponi, eravamo tutti quanti in ansia, prendendo i nostri compagni che non stavano bene. E lunedì l'abbiamo passato soltanto a fare visite senza allenarci. Oggi abbiamo dovuto fare una cosa veloce, sempre con la preoccupazione che dopo c'è il tampone da fare. Non è stata una preparazione di partita ottimale e devo dirti la verità che questa volta darà un po' fastidio, ma conto vivamente nei miei giocatori, ho tenuto sulla tensione più che potevo perché domani ci giochiamo veramente una fetta di campionato.